Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo video, che sarà veramente nuovo almeno in parte, sicuramente per voi visto che non l'avevate ancora visto, ma soprattutto perché sto girando questa parte attaccata per annunciarvi che il mio hard disk è morto, riposa in pace hard disk. Questo però vuol dire che ho perso tutti i video che avevo già preparato, non vedrete praticamente più video vecchi a parte questo. E quindi devo rifare tutti i tag in cui mi avete taggato che non avete ancora visto. Fortunatamente però avevo salvato questo nel computer, non so come mai. Lo editerò, lo monterò e ve lo metterò online. Quindi niente, volevo dirvi questo, che abbiano pazienza anche le persone che aspettavano uno sponsor, perché arriverà, l'ho promesso, arriverà. E niente, vi auguro a questo punto buona visione e ci vediamo al prossimo video. Spero di riuscire a portare un video a settimana come sempre. Ciao. Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Molti video fa vi ho promesso che mi sarei fermato col girato. E in effetti sarà stato sicuramente così per un tempo incalcolato fino a che voi vedrete questo video. Però la verità è che oggi avevo voglia di girare, quindi vi dico subito, non stupitemi se magari adesso mi vedete in maglietta. Potreste vedere questo video anche tra 3 o 4 mesi. Perché questo video non uscirà sicuramente in tempi ravvicinati rispetto a quando è stato girato. Quante volte ho detto questo video? Vi sfido a contarle, scrivetemelo nei commenti. Ok, credo che potrebbe essere la prima volta in cui mi vedete in versione quattro occhi, quindi ebbene sì. Sono tornato agli occhiali, sono tornato agli occhiali perché era un po' di tempo che mi ero accorto di non riuscire a vedere abbastanza bene in determinati frangenti. Sono stato dall'oculista e mi ha trovato 0,50 da un occhio e 0,50 dall'altro occhio di astigmatismo. Quindi una cosa molto piccola, molto poco importante, però davanti al computer, davanti allo schermo devo tenere gli occhiali. Questi occhiali sono direttamente dalla Firmo. La Firmo non mi ha dato niente, anzi li ho pagati. Perché, udite udite, il mio canale non aveva 500 visualizzazioni a video, quindi non hanno voluto darmi la collaborazione, quindi gli occhiali gratuiti. Ma sono già 2 minuti per me che parlo, non so se ci saranno dei tagli, per cui adesso mi metto un attimo meglio, si sta aprendo la porta. È volato via l'ultimo tovagliolo. Adesso mi metto un attimo meglio, chiudo questa benedetta porta prima che faccia danni e non ci vediamo fra poco. Eccomi qua, ragazzuoli, prima che passino altri 2 minuti di mie ciance. Voglio finalmente arrivare al tema del video. Ho deciso di girare questo video in anticipo perché semplicemente è abbastanza difficile che cambino nei particolari. Voglio parlarvi del mio primo e finora unico incontro con Max Pezzali, visto che in tanti di voi avete manifestato la volontà tramite il video 10 cose che non sai di me che vi metto adesso, di sapere come ho conosciuto Max Pezzali. Ho conosciuto Max Pezzali nel più classico e soprattutto inatteso dei modi, perché non penso che voi quando andate ad un concerto vi aspettate di incontrare il cantante che vi piace, e neanche io me lo aspettavo, visto che avevo già visto un concerto e non era andata bene in questo senso, nel senso non avevo né autografo e né nulla. Per cui sono andato lì, sì, sicuramente con un grande desiderio di incontrarlo, però con le aspettative pari a zero. L'unica certezza era che certamente avrei tentato il tutto per tutto. Oddio, ma perché sono laterale? Aspettate.
Il concerto si è tenuto, non posso dimenticarlo mai, il 21 maggio del 2011 al Teatro Geox di Padova. Niente ragazzi, mia faccia sta dritta. Forse così. Questo concerto, appunto, come ho detto prima, è stato il 21 maggio 2011 al Teatro Geox di Padova. Io, essendo iscritto all'epoca a tutti i fan club del caso, mentre invece adesso sinceramente ho smesso di seguirlo perché non mi piace più il tipo di musica che fa, comunque essendo iscritto a tutti i fan club del caso, avevo saputo del concerto ovviamente molto prima. Ai tempi vivevo a Padova da studente appunto e avevo pregato e ottenuto i miei di mandarmi i soldi necessari non per il mio biglietto, perché in quanto persona disabile non ho pagato, bensì per il biglietto del mio accompagnatore, che era uno degli assistenti che avevo all'epoca. Stranamente, i miei genitori hanno consentito, forse perché ero lì pur di non sentirmi lamentare. Fatto sta che quando ero lì, insomma, avevo il mio biglietto e ho cominciato subito a tartassare la security circa il mio desiderio. Ovviamente non mi hanno assicurato nulla, pur essendo stati molto gentili e carinissimi. Non so se sapete che in molti pre-concerto comunque si ammettono il CD con le canzoni del cantante. Io, cretino, ho perso subito la voce a cantare le canzoni del CD. Praticamente è iniziato il concerto e io già non ce l'avevo più. Vi risparmio il racconto del concerto, un po' perché c'è poco da raccontare, un po' perché sono passati circa altri 4 minuti. Veniamo al termine del concerto. Io ero nei primi posti, insieme ad altre persone con disabilità. E vedevo una grande porta vicino a me, se non sbaglio era nera, ma non sono così sicuro perché sono passati 7 anni ormai. E da questa grande porta ogni tanto vedevo entrare e uscire senza sapere effettivamente di che posto si trattasse, di che luogo si trattasse. Ad un certo punto cominciò a vedere a gruppetti. Prima queste persone disabili, poi piano piano anche gli altri che si dirigevano verso questa porta. Altri non era che l'entrata dei camerini, scusate. Però io non l'ho capito subito. A un certo punto, a un certo punto ho visto che tutte le persone facevano la fila e sono voluto andare a vedere. Sono stato scortato dentro dopo la dovuta fila da una persona della sicurezza. Mi ricordo ancora, anche seppure un po' vagamente, oramai questo lungo corridoio. Poi a un certo punto c'è una porta. Questo della sicurezza si affaccia e fa: Max! E io non ho capito più nulla da quel momento. Cioè, dico, cosa fa questo? Lo chiama davvero? Sono entrato dentro, c'erano questi vassoi dolci infiniti e praticamente Max Pezzali in persona mi ha stretto la mano e mi ha dato due baci sulle guance, dopodiché non so come ho trovato la forza e il coraggio di chiedergli una foto. Mi ricordo che avevo dietro la macchina fotografica o qualcosa del genere, perché nel 2011 non avevo lo smartphone, non so nemmeno se ci fossero già. E la persona che mi accompagnava ci ha scattato la foto, che è questa. Ovviamente mi sembra il caso di metterla, perché insomma, se no potreste dirmi che mi sono inventato tutto quanto. Invece adesso vi avrò fatto passare sicuramente la foto. Spero che la mia eccessiva magrezza, perfino rispetto ad adesso, non vi spaventi troppo. E soprattutto avevo la dermatite molto più grave, quindi era impensabile portare la barba.
Niente, io, no io, a me ha fatto piacere che a voi interessasse così tanto questo story time, intanto in quanto ho visto che comunque Max Pezzali è diventato un cantante di nicchia rispetto a quando era con gli 883. Quindi sinceramente pensavo che quando vi ho lanciato la richiesta ormai... Quello che per voi sarà un bel po' di tempo fa. Pensavo di non avere tutta questa approvazione. Sì, ragazzi, ormai non mi sistemo più perché siamo a 10 minuti senza contare i tagli. E siccome questo qui è un video di che parla di Max Pezzali, io devo per forza segnalarvi un grande fan di Max Pezzali, che è Francesco. Francesco ha un canale in cui parla della sua vita con il piccolo Tommy, che è suo figlio, e la compagna Valentina, almeno spero di aver detto il nome giusto, e non vi anticipo nient'altro, andrete a scoprire voi il perché vi ho segnalato questo canale, che si chiama Diario di un padre fortunato. Non mi sono dimenticato le altre promesse che ho fatto di sponsor, però ecco, assolutamente, spero che non vi offendiate. O forse metterò un altro video prima di questo, vediamo. Non mi sono assolutamente dimenticato delle richieste di sponsor, però ecco, trattandosi di un canale che ha un forte scopo divulgativo, e in realtà l'essere fan di Max Pezzali era un po' una scusa. Quindi vi saluto, vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdere video, e ci vediamo al prossimo.